Sudore, fatica, disciplina, allenarsi ogni giorno con in mente un obiettivo preciso. Una medaglia, meglio se quella d'oro e se olimpica. Per raggiungerla, le atlete e gli atleti italiani hanno dedicato tutta la loro vita agli sport come nuoto, ginnastica, scherma, pugilato. Scopri le loro storie nel podcast Sognando Parigi 2024. 7 atleti, un solo traguardo. Un podcast di Allianz con Angelo Carotenuto. Sono Mario Calabresi e sono qui per dirti che da venerdì mattina arriverà la nuova serie podcast Altre Storie Americane. Insieme a Marco Bardazzi vi racconteremo le storie che decideranno il futuro degli Stati Uniti e un po' anche il nostro. Altre Storie Americane è un nuovo podcast su una nazione al bivio nell'elezione più difficile della sua storia. Lo puoi ascoltare su tutte le piattaforme audio gratuite. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. A parte che viviamo in un mondo dove sono successe le cose che succedono tra Corea del Nord e Corea del Sud, cioè dove una superpotenza nucleare ha bombardato un paese limitrofo con dei palloni pieni di merda umana e spazzatura. E aspetta, non è finita. Il paese bombardato dalla merda dei vicini cosa ha fatto? Ha analizzato la suddetta merda e ha concluso che i vicini non stanno bene di stomaco perché era piena di parassiti. E dopo una notizia del genere cosa ti può spaventare più? Qual è il limite che non è stato superato dalla fantasia dell'Homo sapiens? Quale altra follia potremmo permetterci prima che qualcuno, ne sono certo, schiaccerà il pulsante definitivo? Quello che ci ucciderà tutti, ma lo farà così, per scherzo, per disattenzione, quando ci estingueremo perché qualcuno dirà «Faccio sta cosa, ma dai che sarà mai?». Avevano previsto di tutto. Dalle macchine che volano alla conquista di Marte, non avevano previsto che ci saremmo estinti tirandoci la merda in faccia come dei macachi. E un'altra cosa che non avevano previsto era che venissimo sopraffatti dalla nostra vanità, dall'ansia di protagonismo e dall'inadeguatezza. Meloni parla alla Camera dei Deputati, non in ottima forma, tossendo come una dannata, poverina. Ma parla alla Camera. Tra gli argomenti affrontati, uno la lascia esterrefatta. Usa lei questo aggettivo. Ed è la morte di Satnam Singh, bracciante indiano, che faceva lo schiavo in nero in un posto dove il fatto che ci siano gli schiavi che lavorano in nero non è una notizia, lo sanno anche i bambini delle elementari perché lo vedono a Striscia la Notizia o alle Iene. Su un episodio di cronaca che mi ha lasciato esterrefatta, come a voi. Parlo dell'orribile e disumana morte di Satnam Singh. Gli unici che non lo sanno sono i politici che, a destra e a sinistra, negli ultimi 30 anni non hanno fatto assolutamente nulla. Voglio finire l'episodio senza neanche una parolaccia, anche se parlo insomma di cose che... Non hanno fatto nulla perché la situazione cambiasse, ma la Meloni è esterrefatta. Esterrefatta. Si vede che non guarda le Iene. Comunque, ricorda questo povero disgraziato e il Parlamento comincia un lungo applauso, perché il parlamentare ha sempre questo riflesso pavloviano. Quando qualcuno gli ricorda che succedono delle tragedie per la sua insipienza, lui applaude. Ricordo un bellissimo discorso di Mattarella in cui prendeva i parlamentari a pesci in faccia e quelli applaudivano, tipo pubblico di Floris. Quel che appare comunque necessario nell'indispensabile dialogo collaborativo tra governo e Parlamento e che particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese il Parlamento sia posto in condizione sempre di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. Comunque, parte il lungo applauso da parte di tutti e si alzano pure in piedi perché a commemorare i morti siamo più bravi che a evitarli. Applaude Meloni, applaude Tajani, dopo un bel po', applaude pure Salvini, che probabilmente stava pensando alla diretta di TikTok della sera prima e a quanti follower ha guadagnato su Instagram con il gattino cieco che attraversa la strada. 25.000 mi piace in pochi minuti alla una di notte, ma che squadra siamo, bro? Ma i membri del governo, almeno i due inquadrati, Tajani e appunto Salvini, non si alzano in piedi, come ha fatto tutto il resto del Parlamento, mettendo in mostra un'inadeguatezza nuova, quella di non saper nemmeno fare la faccia contrita quando si parla di morti.
la Meloni lo sa e, ben conscia del suo microfono aperto, gli dice ad alta voce: alzatevi pure voi, come parlasse a dei ragazzini che non sanno comportarsi. Sì, ragazzi, alzatevi pure voi. Tanto che Tajani si alza immediatamente, mentre Salvini, che evidentemente non la capisce neppure quando gliela spieghi, ci mette un po' a trovare la forza di mettersi in piedi. A quel punto Tajani, anche lui ben conscio che occhi e orecchie sono puntati su di loro, dice a Meloni: ah, ho fatto fare i visti per la famiglia. E quella gli risponde: bravo, come al ragazzetto proprio. Ma dando a tutti una notizia che già si sapeva, lo sapeva pure lei, era già di dominio pubblico. Bravo. Un teatrino, quello dei parlamentari contriti in piedi per uno che è morto, perché in Italia ci sono dei delinquenti che schiavizzano la gente, coperti anche dal fatto, questi delinquenti, che la legge gli impedisce molte volte di mettere in regola persone che non hanno i documenti, e questi documenti non ce li hanno perché entrare in Italia legalmente è complicatissimo. Un teatrino, quello di Meloni esterrefatta, quello di trattare i ministri come ragazzetti che non sanno comportarsi, un teatrino quello di Tajani che dice che lui i compiti li ha fatti. Insomma, per una volta l'unico sincero è stato Salvini, che alla fine ha continuato a pensare ai fatti suoi, come quella volta che mangiava le ciliegie mentre si parlava di bambini morti, inconsapevole rappresentante di quell'italianità bieca, ignorante, nel senso che ignora il perché delle cose, ignora la realtà, vivendo in una bolla surreale fatta di slogan, di elenchi, di autogiustificazioni, che almeno Salvini sfoggia in maniera esplicita, mentre altri, forse solo un po' più furbi, celano dietro una maschera seriosa che casca ad ogni movimento brusco. Vedi che anche se parlavo di ste robe qua, sono riuscito a finire senza le parolacce. Sono stato bravo, cazzo! Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. A domani. Per commenti o suggerimenti, scriveteci a nonanonamico@gmail.com o nonanonamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.